Ok, buongiorno. Oggi allora, ragazzi, oggi ciao. Oggi cerchiamo di fare due cose in queste due ore. La prima, proviamo a vedere come quello che abbiamo fatto due volte fa. Due volte fa abbiamo provato a configurare le Philips Hue e abbiamo provato anche a usarle con un programma che non siamo riusciti a scrivere in aula per motivi di tempo. Oggi ci proviamo, sperando di essere più fortunati come tempo, ma vediamo soprattutto come si configurano questi, come si utilizzano, al di là della parte di programmazione. Che sono dispositivi Z-Wave. Io ne ho presi due da quelli che abbiamo. Ho preso questo, che è un sensore multiplo, quindi temperatura, umidità, presenza, luminosità. E poi ho preso questa, che è una presa. Una presa on-off, e basta, in teoria, in questa qui. Quindi semplicemente dà e toglie corrente alle cose che sono attaccate qui. Allora, questa ovviamente serve collegarla da qualche parte e questa la colleghiamo via USB. Questo sensore va sia a pile, con 4 pile che durano 5 minuti, oppure si può collegare via USB a quello che volete, anche a una spina di conseguenza. Io la attaccherò al computer per semplicità. Questa invece va attaccata a una spina vera e propria e quindi adesso l'attacco. Ok, allora, due parti in questa parte di Z-Wave. Una, come lo utilizziamo e come lo configuriamo, e due, poi, un client che proviamo a fare in Java, che è già su GitHub da settimane in realtà, quindi potete già vedere il codice con tutte le sue dipendenze. Questo client, a differenza dell'altra volta con le Philips Hue, che facevamo delle chiamate get, post e put costruite ad hoc, in questo caso utilizziamo una libreria che già esiste, che fa già per noi tutto quel lavoro, che implementa un sottoinsieme significativo delle API pseudo-REST che il modulo Z-Way, che è installato in un Raspberry sempre in quell'armadio, espone. Quindi in maniera simile a come avevamo un hub della Philips, che da una parte parlava Zigbee con le lampadine, Zigbee Smart Lightning, e dall'altra esponeva un'interfaccia REST HTTP, qui abbiamo in questo caso un Raspberry, il fratello più vecchio di questo, nel senso che è il modello precedente, e una schedina innestata sul Raspberry che si chiama Raspberry, e questa schedina ha un software che l'accompagna, che è un server REST che si chiama Z-Way. Gli piaceva giocare con queste parole. E quindi da una parte questo modulo hardware crea una rete Z-Wave e la mantiene, fa da controllore della rete, dall'altra espone delle API REST, diciamo, delle API HTTP per interagire con questa rete. Allora, noi proveremo a scrivere un client che prenda la temperatura
da tutti i sensori che la esibiscono, in questo caso solo questo, e la potenza energetica, nel caso in cui ci sia, da tutti i sensori che la forniscono, tipo quello, tipo un fratello o anche quello lì che ha toccato la presa, e poi accenda tutte le spine e dopo 10 secondi le spenga. Vabbè, e poi la soluzione su GitHub non c'è già. Allora, chiudendo queste slide utilissime, allora, per la parte di configurazione, a differenza delle Philips Hue, il server Z-Way ha un'interfaccia grafica da cui si possono fare tutta una serie di operazioni, tipo guardare che dispositivi ci sono, controllarli e anche aggiungerne nuovi dispositivi alla rete. In questo caso, l'indirizzo per accedere a questo è su DIR, e anche il nome utente e la password per accedere sono su DIR. E in questo caso, se noi guardiamo, io apro un'interfaccia che la chiamano esperta, forse. Che ci dà le stesse informazioni dell'altra, essenzialmente, ma per esempio ci fa vedere che non ci sono dispositivi attualmente associati a questa, presenti in questa rete, c'è solo il controllore, che è questo Z-Way. E ci fa vedere anche per ognuno di questi le sue proprietà, le sue command class. Ricordate che in Z-Wave i dispositivi sono dati dall'insieme delle loro command class. Quindi questo supporta tutte le command class, buona parte delle command class, perché è il controllore, quindi deve saperle gestire tutte. E ha una serie di proprietà. E se ci fossero dispositivi, da quest'altra scheda control si potrebbero controllare e vedere i loro risultati. E noi ovviamente non abbiamo dispositivi, quindi quello che dobbiamo fare è aggiungere dei dispositivi alla rete. Allora, come si aggiunge un dispositivo alla rete Z-Wave? Un dispositivo alla rete Z-Wave si aggiunge mettendo il controllore in modalità di inclusione, quindi premendo il bottone, in questo caso Start Inclusion, visto che abbiamo un'interfaccia grafica, e poi tipicamente premendo 3 volte velocemente il bottone che è presente sui dispositivi. Ogni dispositivo ha tipicamente un bottone che serve per l'inclusione. Allora, sulla presa è facile perché il bottone è visibile, è il bottone che serve per accendere e spegnere la presa. Su questo, ovviamente, il bottone non è visibile, ma bisogna aprirlo e dentro c'è un bottone. Quindi si preme il bottone che è dentro il sensore, in questo caso. Allora, cosa può non funzionare nel processo di inclusione? Uno, non si premono i bottoni abbastanza velocemente, e quindi in realtà invece di 3 volte magari lo premerete 15. Ma lui a un certo punto vi dirà: ho trovato un dispositivo, il numero 1. La seconda cosa che non può non funzionare è che il dispositivo non è conosciuto al controllore, non sa che tipo di dispositivo è, non conosce le sue command class, e quindi viene riconosciuto parzialmente o per niente. In questo caso il controllore è stato aggiornato stamattina, quindi dovrebbe avere la lista di dispositivi aggiornatissima, queste sono di qualche anno fa, quindi questi dovrebbero essere perfettamente supportati. La terza cosa che può non funzionare è che questi dispositivi potrebbero essere già stati associati a un'altra rete. Ogni dispositivo in Z-Wave può essere associato in un certo momento di tempo a una e una sola rete. Quindi se questo fosse stato associato l'anno scorso alla questa stessa rete di Z-Wave, ma a un altro controllore o prima di fare il reset, e io cercassi di associarlo a questo, non ci riesco. Perché? Perché per il controllore non conosce i dispositivi, ma i singoli dispositivi sanno che appartengono a una determinata rete.
Quindi, nel caso in cui non si riesca ad associare, la prova da fare è provare a escludere i dispositivi dalla rete. Ora, lui non ha dispositivi, quindi non ha niente da escludere dalla sua rete, però attraverso il processo di esclusione può anche escludere dei dispositivi da una rete estranea. Quindi il processo di esclusione funziona solo a livello del dispositivo. Quindi proviamo a includere alimentiamolo intanto, apriamolo e proviamo a includere questo qui. Quindi premiamo Start Inclusion, dice il controllore è pronto per includere e escludere dispositivi della rete, premiamo 3 volte il bottone, io lo premo un po' di più, e non succede niente. Ok, quindi proviamo a fermare l'inclusione e a escluderlo. Stessa cosa, vedete che, non so se avete visto, è venuto per un attimo scritto device found, e poi è tornato, è uscito da stato di esclusione ed è tornato in modo normale, questo vuol dire che ha escluso il dispositivo. Quindi adesso se noi proviamo a rincluderlo, vedete che lui stavolta ce l'ha fatta e dice che l'ultimo dispositivo incluso è stato alle 9.19 e gli ha dato il nome Mains Device 2. Quindi se noi adesso andiamo dei dispositivi, dovremmo trovare questo Mains Device 2, che è di tipo sbagliato, secondo me. No. E vediamo le proprietà di questo dispositivo, tra cui il suo ID, la sua marca, IonTech, e il tipo, secondo Z-Wave, quindi un routing binary sensor, e le sue command class. Quindi questo è ovviamente la command class basic, che è la command class che tutti hanno per riuscire a parlare Z-Wave. Poi hanno la command class sensor binary, alla command class sensor multilevel, che sono le due command class che in realtà ci interessano, ha una command class configuration per permettere di essere configurato, una command class specifica di chi lo produce nel caso ci fossero informazioni ad hoc, ha una command class sulla batteria per dare lo stato della batteria, in questo caso perché questa ha le pile, quindi ha un'informazione sulla batteria di quanto le pile sono scariche, e ha un'informazione sul backup, se è stato associato e la versione specifica. E se voi aprite questi qui, vedete che, per esempio, io ho aperto il binary sensor, che per esempio è un general purpose, è classificato come general purpose, e è supportato, e come livello, questa riga qui, è true. Questo general purpose sta a identificare il sensore di presenza, perché il sensore di presenza è uno stato binario, o trova la presenza o non la trova, e quindi questo è il binary sensor. Cosa vi aspettate di trovare nel sensor multilevel? È un sensore quadruplo, ha presenza e l'abbiamo vista che è nel sensor binary. Poi ha temperatura, umidità e luminosità, e quindi nel sensor multilevel ci aspettiamo di trovare queste tre. E infatti è così, temperatura, in questo caso 21,6 gradi, sta misurando adesso, in gradi Celsius. Luminosità, il secondo valore, che è il numero 3, che è 21 lux. Umidità al 49% e basta. Temperatura, luminosità e umidità. E la presenza è nell'altro, nel sensor binary. Dopodiché c'è anche questo bottone, quello che chiama interview. Un dispositivo Z-Wave per funzionare pienamente deve avere un'interview completa al 100%, come in questo caso.
Perché vuol dire che tutte le sue command class sono state riconosciute e tutti i dati sono stati presi. Se si possono vedere i risultati dell'interview, che sono essenzialmente quelli che vedevamo prima, e se un'interview non è completa al 100%, il dispositivo può non funzionare completamente o del tutto. Adesso facciamo la stessa cosa per la presa. Io sono legato. Allora, faccio partire come prima. Proviamo prima a includerlo e poi eventualmente escludiamolo. Faccio partire l'inclusione. Come prima lo ignora, quindi proviamo di nuovo. È facile che questi dispositivi siano già inclusi nella rete, perché sono dispositivi già usati l'anno scorso. E riproviamo a escluderlo. Ok? L'ha trovato e l'ha escluso, e quindi possiamo rincluderlo. Non gli piace. Ah, ecco qua, ce l'ha fatta. Questo è il dispositivo 3, vedete che lui va in ordine. Il dispositivo 1 qual è? E va avanti in ordine, quindi se noi escludiamo questo dispositivo e lo rincludiamo, lui prenderà il nome 4 e il 3 salterà. Il dispositivo 3 ha come brand Dewey e ha anche lui delle command class, ovviamente sono command class diverse, non ha la command class battery, e in questo caso ha una command class switch multilevel che indica appunto che può essere non solo acceso e spento, ma può essere anche dimmerato. Cioè? Sì. Più si il bottone può essere premuto per accenderlo o per spegnere, oppure se si tiene premuto la corrente che passa viene varia e quindi la potenza erogata varia al dispositivo attaccato. In questo caso, se noi andiamo nella parte di controllo, vediamo che abbiamo solo un dispositivo che possiamo controllare di tipo switch, ovviamente, che è spento, e possiamo accenderlo. Adesso lui si è acceso al 25%, al 20%, vedete lo slider lì, possiamo anche dirgli di andare al massimo. Quindi completamente acceso. Se ne avessimo una lampadina attaccata lì, una lampadina normale, vedremmo che diventa più luminosa o meno luminosa. Stessa cosa, possiamo spegnerlo. E quando si spegne, la spia, la luce presente sul dispositivo cambia colore. E abbiamo ovviamente anche i sensori. In questo caso vedete 4 sensori, che sono uno per ogni tipo di dato raccolto da questo sensore multiplo. Quindi c'è il general purpose, che è triggered o no, quindi la presenza, perché l'ho mosso, la temperatura, la luminosità che c'è su questa sedia e l'umidità che c'è in questa stanza qui intorno, del 49%. E se volete potete anche aggiornare i loro valori. E poi ci sono altri tipi di dispositivi, tipo i misuratori di energia, che in questo caso non ci sono, ma ci sono alcune prese, abbiamo alcune prese che misurano anche la potenza dell'energia assorbita, e avanti così, termostati, eccetera. E tenete presente, soprattutto per questi tipi di sensori, non per le spine, non per i sensori, non per i dispositivi che sono nativamente attaccati alla corrente, ma per gli altri, tipo questo, che non è pensato per essere attaccato, può non essere attaccato alla corrente continuamente, che loro vanno a dormire. Vi ha parlato dell'effetto vanno a dormire quando va presentato Z-Wave? No. Ok. Esatto, i dispositivi Z-Wave non alimentati direttamente
vanno a dormire. Ogni tanto si svegliano. Questo ogni tanto si svegliano è configurabile. Questo ogni tanto si svegliano di default è un quarto d'ora. Quindi nel nostro caso cercheremo poi di abbassare questo ogni tanto si svegliano. Perché vuol dire che tutti questi valori, tranne il triggered, perché è pensato per reagire un po' più velocemente, stanno immobili per circa un quarto d'ora. Questo è configurabile. Da qui, per esempio. Se voi selezionate il dispositivo giusto nelle sue configurazioni, avete un wake up setting. Potete metterlo, il minimo è zero, ovviamente non rimane sempre sveglio, un po' va a dormire, ma potete abbassarlo molto. No. Mentre, per esempio, se voi guardate i dispositivi, quelli collegati alla corrente, non hanno proprio il campo wake up. Perché, giustamente, loro non vanno proprio a dormire, essendo sempre alimentati. Ok, questo è una panoramica di come utilizzare questi. Quindi qui, a differenza delle Philips Hue, quando si crea un'applicazione, ecco, qui a differenza delle Philips Hue, quando si crea un'applicazione non ci sono bottoni da premere sul lab, c'è solo il nome utente e la password da comunicare, la stessa che serve per accedere a questa piattaforma web. Quindi, adesso quello che possiamo provare a fare, proviamo, è provare a realizzare questo client che parli con questi dispositivi. Quindi, per far ciò, ci serve questo jar che ho caricato ieri sera su DIR, questa libreria, che è una libreria disponibile su GitHub. Allora, questo è il progetto finale, che usa questa Z-Way Library for Java, e per cui c'è anche una documentazione. La caratteristica il problema per cui non scarichiamo direttamente la libreria da qui è che bisogna compilarla, non ti danno il jar finito, e quindi io l'ho compilata e vi ho messo il jar su DIR, ma è l'equivalente. Se voi volete lo scaricate da qua con Maven, ci sono le istruzioni, con Maven mvn package lui compila, diciamo, la libreria in un jar e ve la rende a disposizione con tutte le sue dipendenze collegate, non inserite all'interno del jar ma collegate. E quello che anche ci serve sono tutte le sue dipendenze nel nostro progetto. Queste sono tutte le dipendenze che quella libreria ha. Ovviamente ha un po' di alla parte di HTTP per fare le chiamate, HTTP al server, ha JSON, che l'abbiamo visto l'altra volta, quella libreria Google per parsificare JSON, file JSON in Java, e più altre utility varie, WebSocket e un modulo di logging. Tutte queste dipendenze, che voi le usiate o non le usiate, bisogna inserirle nel progetto. Quindi, quello che facciamo adesso è creare un progetto. Quindi creiamo un progetto Gradle, come l'altra volta. E Java. E come gruppi ID gli possiamo dare it.upo.reti2. Questo lo possiamo chiamare Z-Way Simple. Poi
gli diciamo di utilizzare l'auto-import in modo che lui tutte le volte importi le librerie in Gradle e possiamo usare o il wrapper di Gradle di default oppure se ce n'è installata un'altra versione potete usare quella. E dove volete, beh, puoi mettere il progetto e more setting se vi interessano e poi finish. Lui ci pensa un po'. Nel frattempo che lui ci pensa, scarichiamo la libreria che c'è su Dir. E sto cercando di generare, fammi generare il file Java col package, ma non trovo l'opzione, quindi... sì. Ah, vabbè. Vabbè, sì, un po'. Però io non voglio fare un altro modulo.
dico non è un calcio di grado, non è un altro di grado, io penso che sì. Ho capito. In realtà a un certo punto se n'è accorto e ha deciso che di creare la tutto a posto. Vabbè. Vabbè, creiamo un package. È una classe che possiamo chiamare Zway Example. Ok, però prima di scrivere codice qui dobbiamo configurare le dipendenze. Allora, le dipendenze di Gradle vengono prese da Maven Central, perché come repository è configurato quello, e se ne possono aggiungere, ma ne vanno bene da Maven Central, e non ho idea, e prova a fare synchronize, vedi se si aggiungono. Perché io ho aggiunto un altro modulo e lui mi ha aggiunto un altro modulo, ma poi mi ha mostrato anche quello nel modulo precedente, quindi io poi gli ho cancellato il modulo nuovo e il modulo vecchio è rimasto. Scusa, riproviamo allora, però. Beh, io ho fatto, prova a fare anche tu così, poi ho fatto nuovo, non è il modo giusto però ovviamente, ho fatto un nuovo modulo, modulo Java, come prima in realtà, e gli metti della roba a caso dentro e cioè tipo prova, no, senza synchronize e così, e lui ha creato un altro modulo e mi ha fatto comparire tutta la parte SRC da solo, sì, e poi ho cancellato prova e quindi esattamente dirti perché non l'abbia fatto subito non lo so. Magari prova a fare rebuild module. No, però scusate, ripartiamo da... Okay. Che non dovrebbe far così, quindi... Allora. Cancelliamo questo. E riproviamo. Crea un nuovo progetto. Gradle, Java, direi. Ok. Chiamiamola solo Zway. Adesso ricreandolo. Io non sono stato così fortunato. Ah, ok. Con calma.
Ciao. Vabbè, mentre poi nella pausa capiamo perché non lo fa. E perché invece questo l'ha fatto. Allora, vabbè, se no stiamo qua un'ora a capire perché è intelligente quello che gli pare. E allora, questo è il progetto dove ha creato tutto, diversamente da oggi, e il progetto finito, siamo stati veloci. E allora, diamo un'occhiata alle parti importanti. Allora, il Gradle, l'abbiamo già visto l'altra volta, ha una differenza. Allora, qui sotto, queste qui sono tutte le dipendenze della libreria Z-Way, quelle che erano scritte sul sito. Ricordate che le dipendenze per essere compilate con Gradle sono scritte con compile e poi il nome della dipendenza con group ID, artifact ID e la versione. Gli stessi dati che trovereste per esempio su Maven sono anche riportati qui, con la differenza che sono separati da un due punti. Quindi per JSON, per esempio com.google.code.json, che è il group ID, un due punti l'artifact ID, che è di nuovo JSON, e un due punti la versione che volete utilizzare. Una per riga. Una per riga, senza punti virgola in fondo, senza parentesi, senza niente. La differenza, e quindi c'è per JSON, c'è per Commons, sono per tutte le dipendenze di Jetty, e poi per il logger. La differenza è che noi abbiamo anche un file, un jar locale, che in questo progetto è messo dentro la cartella lib. Allora, per far sì che questo file venga incluso e compilato nel vostro progetto, si usa sempre la parola compile, però invece di mettere il group ID, l'artifact ID e la versione in modo che vengano scaricati da Maven Central o chi per lui, si aggiunge un files per indicare che è un file locale e tra parentesi si mette il percorso su disco del file, dove si trova il file jar che volete importare. In questo caso è un percorso relativo al progetto, perché la cartella lib è dentro il progetto. Quindi in questo caso è compile, files, lib, il nome della libreria, che è quella che avete anche su dir, che è quella inserita nella cartella lib lì a lato. A questo punto, quando IntelliJ funziona bene, ricompila. Se questo file è vuoto, ricompila tutto e vi dà tutte le dipendenze a posto. E così voi potete scrivere il vostro file Z-Wave, che ha il main da cui far partire tutto. Allora, nel progetto ci sono due file. Uno è questo, due classi. Una è questa e l'altra si chiama Simple Callback. La Simple Callback è una classe obbligatoria per la libreria Z-Way. Infatti non fa altro che implementare questo iZ-Way API Callback. È obbligatorio implementarlo. Quando implementate questo iZ-Way, eccetera, lui vi mette in override una serie di metodi che servono
per ricevere eventuali callback dal server. Per esempio, uno status response di Z-Wave. In questo caso, nell'esempio che trovate online, ha semplicemente li logga. Non fa nient'altro che loggare questi messaggi, in maniera banale. In parte perché molti di questi sono solo informazioni, lo status message. E in parte perché le parti più... cioè il get device response, vi vedete anche la risposta, e la risposta è quella che vi interessa, non mi interessa tanto sì, ti ho dato una risposta, l'ho capito, l'ho appena ricevuta, e mi basta che sia quella. E ci sono solo pochi messaggi di errore in questa callback, per cui quelle avrebbero senso in effetti agire per poi prenderli, recuperarli per poi effettuare delle operazioni. Ma la maggior parte sono solo messaggi di notifica, di informazione, di cose che comunque vi accorgete nel codice. E quindi questa è semplicemente implementata così. Mentre l'altra, che è la classe vera e propria, fa due cose, fa un po' di cose. Innanzitutto inizializza il logger, perché è una dipendenza della libreria. Riga 24. Dopodiché, vabbè, definisce tre variabili in questo caso. L'indirizzo IP del gateway, che in questo caso non è 192.168, ma è 172.30.1.137. Il nome utente per accedere al gateway, admin è il nome utente di default, c'è almeno un utente il cui nome utente è admin, su Z-Way. La password, che non è admin in questo caso, e che adesso andremo a inserire qui. Dopodiché crea un'istanza della libreria per collegarsi via HTTP. Questa istanza ha un po' di parametri, tra cui l'indirizzo IP a cui aprire, a cui fare le richieste, la porta a cui fare le richieste, di default è l'8083, il protocollo da utilizzare. Questa libreria è pensata per utilizzare più protocolli, per parlare con Z-Wave, però è implementato solo l'HTTP, e quindi se scrivete qualcos'altro vi dà errore, e il campo va messo HTTP. L'username e la password, e remote ID e remote service non li usiamo, quindi vanno messe a zero, e poi qual è questa callback che abbiamo creato dall'altra parte, che è obbligatorio come parametro. Quindi il nome della callback da utilizzare. Questo apre la connessione, diciamo, predispone tutto, istanzia la libreria, e da quel momento in poi possiamo utilizzare l'oggetto che abbiamo creato, questo Z-Way API, per fare tutte le richieste e ricevere tutte le risposte sugli oggetti. Per esempio, un get devices prenderà tutti i dispositivi presenti in quella rete. Non importa se il dispositivo sta dormendo, è sveglio, è fisicamente collegato alla corrente, alla batteria, oppure l'ha visto una volta un anno fa e quindi è morto. In Z-Wave un dispositivo si definisce morto, proprio un dispositivo che non viene più visto per un certo tempo. Nell'interfaccia grafica vi dà un teschio, ve lo disegna con un teschio a fianco, proprio perché lo identifica come morto. Poi cosa fa questo programma? Cerca, come vi ho detto, cerchiamo tutti le temperature, vogliamo prendere la temperatura e la potenza assorbita da tutti i dispositivi che ce la forniscono, quindi cicla su questo get all device e va a prendere i dispositivi il cui tipo, e qui rientro nel command class, è sensor multilevel, perché sappiamo che la temperatura è in sensor multilevel, oppure sensor binary, nel caso in cui alcuni valori che ci servissero fossero invece in sensor binary. Quindi prende solo questi due dispositivi, e a quel punto all'interno della command class che abbiamo così recuperato, del tipo di dispositivo, va a prendere quello che la libreria chiama probe, quindi il tipo di dato che viene letto dal sensore.
Quindi una volta viene presa la probe temperatura e la volta dopo viene presa la probe meter electric watt, che è il nome che c'è anche nell'interfaccia grafica con cui, nella pagina web, con cui identifica il sensore che misura la potenza in watt elettrica, ovviamente. E a quel punto semplicemente stampa sulla console il valore che ha preso. Quindi nel primo caso dirà il sensore, nel nostro caso dirà il sensore numero 3 a temperatura 21 gradi e il sensore numero 2 a temperatura 21 gradi e il sensore numero 3 a niente, perché la potenza elettrica non ce l'abbiamo. Avessimo la potenza elettrica direbbe il sensore numero 5 sta assorbendo 50 watt. Bon. Poi fa la stessa cosa cercando i dispositivi che si possono accendere e spegnere. I dispositivi che si possono accendere e spegnere hanno command class switch binary, perché sono on off. Quindi cerca esattamente come prima, ciclando su get all devices, cerca il dispositivo il cui tipo è switch binary e gli dà il comando on. Semplicemente istanza del dispositivo.on per accenderlo, istanza del dispositivo.off per spegnerlo. Poi aspetta 10 secondi e ricerca tutti i dispositivi di tipo switch binary come prima e gli dà il comando off per spegnerli. Allora, adesso quello che possiamo provare a fare è vedere se funziona. Quindi ci serve la password, che ovviamente io non mi ricordo. Ma che è su dir. Allora, avendo messo in teoria l'indirizzo giusto, e salvando, e facendo run, e facendo run, lui ovviamente lancia un'eccezione. Ah, IP. Ok. Vedete poco, probabilmente. Che lui dice, la prima volta device 2 è un sensor binary e prende il sensor binary triggered on e non ha unità di misura in questo caso. Poi prende che invece il sensore 2 è un sensor multilevel che sta misurando 24.1 gradi Celsius. Il dispositivo 2 ha un 68 di luminosità, perché noi in realtà stiamo guardando la temperatura e l'umidità e poi c'è questo else che prende tutto il resto e quindi lo stampa. Ha una luminosità del 68 e una umidità del 48. Vedete che non c'è nessuna potenza elettrica, proprio perché non abbiamo questi dispositivi. Dopodiché avrebbe dovuto accendere quella spina e dopo 10 secondi l'avrebbe dovuta spegnere. Adesso, dato che non c'è la luce accesa, direi che l'ha spenta con successo. Possiamo controllare di qua, dove vediamo che è spenta. Proviamo a farlo ripartire, così vediamo se l'accende effettivamente, ma... Ma o non se ne accorge oppure
Ok.